Bene, buongiorno a tutti. Grazie Sergio delle tue parole, grazie Claudia dell'invito, dell'opportunità di essere qui oggi e di parlare di questo tema. E grazie Sergio che l'ha introdotto in maniera efficace. Io pochi minuti fa, mentre ero seduto, ho lanciato un Twitter in cui ho proprio segnato DSA e scuola, una epigenetics interaction, come l'ho lanciato in internazionale, ho detto un'interazione epigenetica. Ho cambiato leggermente il titolo della relazione di oggi, ho messo tra parentesi questo prefisso, questo suffisso, se volete, epi, per una ragione semplice, perché partirò prima dalla genetica per arrivare all'epi. E lo faccio facendovi vedere un grande biologo di questo tempo che recentemente ha scritto: se potessimo leggerne il linguaggio, il DNA del tonno e della stella marina avrebbe la parola mare scritta nel testo. Questo è molto interessante perché si ricollega esattamente a quello che Claudia ci ha detto, e ha scelto la frase di Einstein per quanto riguarda la questione del pesce, perché è proprio lì, è sulla diversità che si gioca tutto, e per capire la diversità oggi non c'è altro da fare che leggere il DNA, questo non abbiamo nessun dubbio. Perché? Perché se è nel DNA che è vero che c'è scritto qualcosa, quello che saremo o diventeremo, un grande pianista, un grande matematico, un grande artista, uno potrebbe dire, ma è vero che in queste lettere così strane c'è un'informazione così straordinaria che consente a ognuno di noi di diventare qualcosa. Beh, in parte è così, in parte non è così, o non è solo così. In alcune situazioni è davvero così. Sergio ha citato una delle ricerche che ho fatto all'inizio degli anni 2000, in cui si cercava di capire perché un bambino che a 10 mesi si presenta in questo modo, che sta benissimo come vedete qui, a 14 anni invecchia precocemente, diventa come un signore anziano di 80 anni e lo fa rapidamente in 14 anni. Ebbene, questo signore ha soltanto una di quelle lettere cambiate che avete visto prima del suo codice genetico, che è fatto di qualche miliardo di lettere. Una sola è capace di fare questo. E allora evidentemente questa informazione è importante perché, così come la chiamiamo, penetrante, forte, che è capace di cambiare completamente il destino, la vita di una persona. Nello stesso tempo uno può guardare quello che succede in un paesino dell'Etiopia, in questo caso piccolo, un villaggio se volete, in cui si soffre appunto la fame e la sete, dove un agricoltore su 20 si ammala di una malattia strana che si chiama podoconiosi, che è questa forma di alterazione terribile, se volete, ma solo uno su 20 e solo gli agricoltori. Questa era un po' strana come cosa, si è cercato di capire c'entra la genetica in questo o colpisce quelli che vanno a fare gli agricoltori e non magari gli operai o altro. In realtà è tutte e due le cose. Ormai sappiamo che è molto frequente in questo villaggio, nella popolazione di questo villaggio, una variazione genetica di una lettera che quando e colpisce, se volete, ma non è un'alterazione, una cosa normalissima, ce l'hanno tutti, una variazione, solo che se vai a fare l'agricoltore a piedi scalzi in un terreno pieno di argilla e hai quella lettera, ti viene la podoconiosi. Se invece magari indossi i sandali, non ti viene la podoconiosi, stai benissimo. Quindi ecco il richiamo a quello che diceva Sergio prima, della conoscenza. Nessuno sapeva cosa fosse la podoconiosi, oggi lo sappiamo, è una diretta interazione di alcuni di noi che sono diversi, che messi in una condizione particolare, l'argilla, sviluppano la podoconiosi. Allora, o vanno a fare un altro mestiere, o gli cambi i calzari, gli stivali, non hai la podoconiosi. E questo è esattamente quello che accade tutti i giorni a noi dal punto di vista della diversità. È chiaro che i caratteri, appunto come questi, che possono essere le patologie piccole o grandi o drammatiche come quella che avete visto prima, o altre, sono la conseguenza di quelli che sono, quelli che potremmo dire, ciò che ereditiamo dai nostri genitori, dai nostri antenati. Un mio collega, che appunto quelli che hanno decodificato per primi il genoma, Francis Collins e Craig Venter, che vedete lì a destra e a sinistra, recentemente hanno, alla fine del completamento del progetto, scusate, ha citato, l'uomo è assai più che la somma dei suoi geni, e ve l'ho dimostrato con la podoconiosi, perché tu hai il gene che ti predispone, ma se non hai l'argilla non hai la podoconiosi, quindi è esattamente quello che noi dobbiamo capire. In effetti negli ultimi anni il nostro DNA e quindi i nostri cromosomi ci hanno detto molto a questo riguardo, perché ci hanno fatto capire
che un po' su tutte le patologie dell'uomo, più o meno gravi, qualcosa nel DNA c'è. Ma vedete la parola ambiente scritta anche in maniera grande. E questa è la sfida nuova che stiamo affrontando, cercare di capire come questi due mondi dialogano e in qualche modo poi determinano la diversità, io non la chiamerei tanto patologia come ci ha detto Einstein. La genetica appunto nei disturbi dell'apprendimento è fondamentale, è importante, ha un peso, non c'è niente da dire, su questo siamo tutti convinti e sappiamo anche che è un'area di grande studio, sappiamo anche che è diversa da famiglia a famiglia, da ragazzo a ragazzo e non esiste famiglia con lo stesso identico disturbo dell'apprendimento, uno ce l'ha in forma diversa dai genitori o dai fratelli. E allora qui è centro che c'entra la genetica, ma evidentemente c'è anche qualcos'altro. Noi sappiamo che certamente all'interno delle famiglie in cui c'è un problema dell'apprendimento è più frequente trovarne altri e questo ci dice che la genetica c'entra e ha un peso. Sappiamo anche che un genitore che ha un problema di scrittura, ad esempio, può avere un figlio invece con un problema di linguaggio e non di scrittura. E quindi, come vedete, non è una cosa automatica che si trasmette in maniera unilaterale, ma cambia. E naturalmente, mentre, come dicevo prima, la genetica ha un peso in questo, lo sappiamo, l'ambiente gioca con lei per determinare, modificarlo, eventualmente ridurlo, aumentarlo. Dipende dalle condizioni in cui ci possiamo trovare. Quant'è questo peso? Per cui uno potrebbe anche dire quanto pesa più la genetica e quanto pesa più l'ambiente. Questo sono stati colleghi che dagli anni 90 in poi hanno cercato di misurarlo e questo collega Pennington ha stabilito che il 40% di peso è dovuto appunto a dei bambini che hanno un problema di apprendimento hanno anche un genitore con un problema simile. E oppure il 40% di loro hanno fratelli, quindi la stessa, diciamo così, fratria, che hanno un problema simile. Quindi vuol dire che pesa, potremmo dire, senza fare grandi calcoli, intorno al 40%, ma è tanto il 40%. Quindi c'è un ruolo, ce l'ha. Come si fa a capire questo peso? C'è una sola cosa che per farlo, che noi usiamo dagli anni 70, che sono questi straordinari individui che sono i gemelli, che ogni giorno impariamo sempre qualcosa in più da loro. Voi sapete, questo grande scrittore disse una volta, ci sono due cose nella vita a cui non siamo mai veramente preparati, i gemelli. Ogni giorno ce ne insegnano una. Ci sono gemelli identici, gemelli diversi, gemelli discordanti, riconosciamo in genetica diversi tipi di gemelli. Però sono una straordinarietà di variazione umana incredibile. Proprio gli studi dei gemelli, appunto quelli identici e separati alla nascita, perché è lì che bisogna vedere il peso della genetica, perché il DNA è uguale, allora tu vai a vedere se uno sviluppa un disturbo di apprendimento, se anche l'altro lo sviluppa, se tu li metti anche in ambienti diversi. Questo è il modo migliore. È chiaro che negli animali lo facciamo come esperimento, negli umani dobbiamo andare a capire come la strada li ha separati. E qui vedete che il tasso di concordanza, cioè se uno c'ha un problema e ce l'ha anche l'altro, è dell'ordine del 70%. Cioè quindi aumenta molto il peso della genetica, ma non è mai del 100%. Quindi vuol dire questo è importante, poi vedremo perché è importante. Quindi sappiamo anche che le difficoltà dell'apprendimento, del linguaggio, di come volete chiamarlo, sono più frequenti anche nelle persone che condividono anche lo stesso ambiente, perché è evidente che l'ambiente ha un ruolo, quindi se l'ambiente è lo stesso può influenzare su tutti e due gli individui allo stesso modo. Quali sono le cause? Tantissime. Ne sentiremo parlare nel convegno, ovviamente non abbiamo il tempo né di discuterle tutte, certamente sappiamo, alcune volte non lo sappiamo, bisogna ancora, o perlomeno ancora non lo sappiamo. Altre cause sono di tipo neurologico, altre sono di tipo genetico, altre strettamente ambientali, altre prenatali, altre perinatali, altre postnatali, a secondo delle condizioni in cui si verifica. Con caratteristiche, come vedete, diverse, si può scrivere libri, quindi non abbiamo una definizione unica dei disturbi dell'apprendimento. Guardate che elenco che c'è quando trovate sulla destra caratteristiche, sono tutti comunque segnali che ci dovrebbero indurre a sospettare, quando vediamo qualcosa del genere, una caratteristica che è tipica dei disturbi dell'apprendimento. E basta una piccola cosa, guardate l'impulsività ad esempio, a volte passa così, invece un segnale, un sintomo che potrebbe così suggerirci che siamo in quella condizione. È stato detto e anche scritto nel vostro Depliant che c'è stato un aumento negli ultimi anni, non è che è aumentato improvvisamente, sono arrivati i geni
di disturbo dell'apprendimento con le migrazioni, non funziona così. I geni cambiano, ma ci vogliono millenni, millenni e millenni. Quello che aumentate è la nostra capacità diagnostica nel tempo, lo vedete qui, che è impennata dal 2000 in poi, perché abbiamo strumenti straordinari, abbiamo ovviamente una sensibilizzazione diversa nelle scuole, un'attenzione maggiore, e quindi quei piccoli segni, no, cominciano a essere registrati e poi si indirizzano a strutture più specialistiche che hanno permesso di vedere tanto. Però guardate come questo va in parallelo con l'aumento della conoscenza dei geni, che predispongono a disturbi vari, adesso non solo quelli dell'apprendimento, no? È incredibile, cioè siccome aumenta il potere diagnostico aumenta anche il numero dei geni noti che sono responsabili di piccoli disturbi o di patologie più o meno gravi. È incredibile questo, cioè, quasi va di pari passo, come a dire esattamente quello che sto cercando di dirvi, che la genetica è alla base di tutte queste cose. Naturalmente c'è una grande diversità, come c'è, è diversa la, diciamo così, il disturbo, sono diversi anche i singoli fattori genetici che ne influenzano o ne modulano l'espressione. Lungi da me oggi elencarvi quanti e quanti sono i geni, potrei dirvi che ne conosciamo almeno 700, che in qualche modo influenzano i disturbi dell'apprendimento o come gli inglesi lo chiamano, diciamo, la disabilità intellettuale. Sono circa 700, li conosciamo tutti, sappiamo esattamente cosa sono, addirittura come tra di loro interagiscono, vedete qui come si overlappano, dicono gli inglesi, cioè come lavorano, come cooperano tra di loro, quindi conosciamo molto da questo punto di vista. Sappiamo che alcuni di loro sono molto rari, e cioè non vengono da lontano, li troviamo, sono quelli che troviamo alla fine, che si chiamano variazioni o mutazioni de novo, cioè non c'erano prima, sono avvenute in una generazione, sono nuove, recenti. E vedete che qui il rischio è peggiore, cioè è più alto, è più importante, il loro peso nel determinare un qualcosa è più elevato. Ce ne sono alcuni che sono in una fase media, che sono invece che si trovano nei nostri genitori o nonni, diciamo prima, seconda generazione, e sono presenti in quelle famiglie, solo in gruppi di famiglie. Ce ne sono altri invece che sono ancestrali, sono molto molto vecchi, hanno 10.000, 15.000 anni e che sono molto frequenti, molto comuni e sono quelli più liberi nella popolazione perché vengono da lontano. Pensate che qualcuno recentemente ha dimostrato che molti di questi arrivano dall'uomo di Neanderthal, che ha mescolato, ci ha dato il 2% del nostro DNA, quando sono stati i primi incroci, forse 200.000 anni fa, quindi immaginate che cosa. Eppure molti dei caratteri, come vedete qui, neurologici, psichiatrici, quelli che hanno a che fare con il cervello, probabilmente è quella quota che viene dall'uomo di Neanderthal. Quindi vedete, con la buona genetica è riuscito a fare delle cose straordinarie recentemente. Molti di questi geni hanno a che fare appunto con l'apprendimento perché giocano un ruolo nel modulare, determinare, regolare la funzione e l'espressione dei neurotrasmettitori e quindi la plasticità sinaptica e tutto ciò che regola o fa funzionare le sinapsi nervose tra di loro. Alcune di queste sono note, sono catene che noi chiamiamo signaling, delle catene metaboliche complesse collegate in serie tra di loro e che determinano e facilitano la comunicazione tra le cellule nervose. Molte di queste proteine fanno questo, aiutano a far questo, e questo naturalmente ha un effetto importante, lo ha avuto nel nostro cervello. Talvolta sono alla base di patologie molto gravi del cervello, del sistema nervoso, come l'Alzheimer, come la schizofrenia, come i disturbi bipolari e quant'altro. Sono sempre loro, perché ovviamente vuol dire che hanno avuto nell'evoluzione un peso importante nel stabilire il fatto che siamo uomini con un certo cervello. Alcuni di questi, sono sempre gli stessi, hanno a che fare anche con lo spettro autistico e cominciamo a scoprirne molti, con singole mutazioni in alcuni di questi che sono responsabili di patologie rare ma gravi, ovviamente siamo nell'estremo opposto dei disturbi dell'apprendimento, ma sono importanti per cercare di collegarli tra di loro. Perché vi ho parlato di questo? Perché questi signori sono molto collegati tra di loro, cioè fanno parte di un'architettura unita, insieme, comune, che in alcune volte quando si rompono in certi posti causano magari una forma autistica grave o una sindrome di Rett, malattia rara, terribile, oppure la sindrome dell'X fragile, che è la causa più comune di ritardo mentale nell'uomo,
e quant'altro, altre volte invece sono piccole variazioni, vi ricordate quelli che vengono da lontano, che non danno quelle patologie gravi, ma danno invece piccole variazioni che talvolta si diventano disturbi dell'apprendimento. Tra questi ce n'è uno che è abbastanza importante, che è questo MECP2, che è il responsabile della sindrome di Rett, quando non funziona, dirò qualcosa, ma che ci hanno indotto a pensare e a fare un parallelo. Si parla di Einstein, ma insomma qui questo che vedete qui è la materia scura dell'universo e le luci sono appunto le stelle, e qui invece è la materia scura, se volete, del nostro cervello con i neuroni. Ed è molto bella questa similitudine che devo a dei colleghi americani, in cui far vedere che dove abbiamo la conoscenza maggiore, cioè dove c'è la luce, le stelle, sono i nostri neuroni, ma c'è tantissima altra materia qui, nera, viene chiamata anche questa, che va decodificata e capite che relazione c'ha questa col cervello. Allora, un modo per capire questo è appunto l'epigenetica, cioè l'ambiente che si interfaccia con i geni. Un modo potrebbe essere questo. Voi immaginate di avere Romeo e Giulietta di Shakespeare, così come era nel 1936 la rappresentazione appunto teatrale o cinematografica, e come Romeo e Giulietta nel 96, cioè la base è lo stesso, lo spartito è lo stesso. Ma se guardate questi due film, sono completamente diverse. Completamente diverse. Cosa voglio dire con questo? Introdurvi appunto il concetto dell'epigenetica. I nostri geni sono gli stessi. Ce l'abbiamo in tutte le cellule. Dal momento in cui un uovo si fonde con uno spermatozoo e forma la prima cellula, lo zigoto, il DNA è lo stesso. Questo poi darà luogo a trilioni di cellule che diventeranno fegato, cuore, rene, polmone, cervello e quant'altro, con lo stesso DNA, la stessa informazione genetica, ma queste strutture non fanno la stessa cosa. E come è possibile questo? Grazie all'epigenetica, perché i geni vengono modificati e a secondo della modifica che subiscono dal punto di vista chimico possono diventare fegato, possono diventare cellule nervose e quindi si specializzano e mantengono questa specializzazione a tutte le loro cellule figlie che nel frattempo noi costruiamo nel frattempo. Perché questo è importante? Perché è quello che facciamo anche noi. Noi potremmo dire siamo tutti uomini, tutti uguali, però in base a come ci vestiamo abbiamo ovviamente una funzione diversa. L'epigenetica è esattamente questo, i vestiti che i geni indossano, che il DNA è fatto di chimica nuda, se volete, ma essendo chimica può subire delle modifiche. Queste modifiche sono complicate, insomma, noi ne conosciamo diverse, alcune sono semplicemente rivestimenti chimici, come questa molecola qui, con questo gruppo metile, con questo CH3 che ricopre chiaramente alcuni pezzi, e che può far funzionare in un certo modo un gene in un determinato momento e non in un altro. E questo fa la differenza. La differenza più bella è che proprio questo è stato alla base della diversità dei gemelli monozigoti, che sono identici e dovrebbero essere identici, avendo lo stesso DNA, e lo sono, ma possono avere completamente abitudini, caratteristiche, anche ammalarsi in maniera differente. Il rivestimento, quindi il vestito che i geni indossano, e questi sono i cromosomi, lo potete vedere qui. Queste coppie di gemelli che hanno dei cromosomi rivestiti da questi coloranti, ovviamente ci fanno vedere quant'è quella quota chimica che vi ho fatto vedere prima, più o meno diversa, e voi potete osservare come è diverso il pattern di colorazione, sta a dimostrare che pur essendo gemelli identici, con un vestito differente, si possono avere risultati completamente diversi. L'epigenetica sta diventando oggi un argomento di scienza molto importante, perché sappiamo che è alla base di molte forme di cancro, di molte patologie del sistema nervoso, compreso l'autismo, di molte malattie croniche, compreso il lupus eritematoso, compreso la psoriasi per certi versi, di cui ha citato Sergio, ed è alla base della medicina rigenerativa, ovvero delle cellule staminali, a cui tutti noi guardiamo con grande interesse per il futuro, per la sostituzione degli organi, per capire il differenziamento. E la base dell'epigenetica è alla base di tutto ciò. L'esempio più chiaro è che quando il vestito non funziona, o meglio, la proteina che mette il vestito, perché poi naturalmente i geni non si possono vestire da solo, ci deve essere qualcuno che va lì, un sarto, che li veste. Questo sarto
uno di questi sarti è stato scoperto, si chiama proprio MECP2, che vi dicevo prima, e che quando non funziona è responsabile di questa gravissima forma di, se volete, c'è autismo, c'è comportamenti ripetitivi, ci sono anomalie del linguaggio, c'è anomalia di apprendimento totale, grave, movimenti stereotipati in maniera ripetitiva, ossessiva, che è appunto la sindrome di Rett. E la sindrome di Rett è dovuta proprio a mutazione di questo sarto, che si chiama MECP2, che si trova sul cromosoma X, e che è quello che regola il vestito di quelle chimiche che vedete prima su tutte le parti dei geni. Quindi, e questa è stata una delle più grandi scoperte degli ultimi vent'anni, perché ci ha fatto capire il vero ruolo dell'epigenetica quando qualcosa non funziona. Ne abbiamo trovati altri di questi geni che hanno a che fare con il vestito, e sono anche questi, vi dicevo, forme gravissime di patologie, sono la sindrome di Angelman, Prader-Willi, la sindrome dell'X fragile e quant'altro. Ma ci ha permesso di capire una cosa importante, appunto sta cercando di farci capire come funziona lo spettro autistico. Perché è spettro? Perché è molto vario, è molto diverso, è differente, e pur conoscendo diversi geni, ma abbiamo molte cause, come vedete, sconosciute, stiamo cercando solo da poco di cercare di capire qual è il rapporto tra i geni che predispongono all'autismo e appunto alcune forme di comportamento diverso. Uno di questi geni si chiama SHANK3, ve lo voglio citare perché è importante, si trova sul cromosoma 22, è alterato, è modificato in alcune forme, come vedete lì, di patologia congenita, anche se coinvolto nell'autismo. Lo cito perché due settimane fa, non molto, ma due settimane fa, è stato riattivato negli adulti. Cioè immaginate che quando non funziona si ha una forma autistica molto grave, sia nell'uomo che negli animali. In alcuni di questi animali, che quindi sono nati con questa forma autistica, si è sempre pensato che se tu hai questo grave difetto alla nascita, poi non recuperi più, perché il cervello naturalmente si è alterato e quindi è uno sviluppo che non recuperi. Ebbene, questo esperimento di due settimane fa, fatto da un collega americano apparso su Nature, è molto interessante perché è riuscito a riattivare questo gene spento dalla nascita, e la cosa straordinaria è che ha ricominciato a far funzionare il cervello in questi topi che avevano il difetto. E questo è un grande risultato, perché ha permesso di dire che prima il cervello è ancora plastico anche da adulte, che se un danno l'hai avuto prima lo puoi recuperare, e questo ha dato un'idea nuova per cercare di capire appunto il fenotipo autistico e dare qualche speranza di comprendere lo sviluppo del cervello e magari, perché no, intervenire anche dopo con farmaci, quando ci saranno, appropriati, che possono aiutare a migliorare appunto i difetti, in questo caso del fenotipo autistico. Esistono questi farmaci? Perché poi è lì che possiamo andare a vedere. Beh, si cominciano a sviluppare questi farmaci che agiscono sul vestito, perché mentre Sergio ha citato prima l'editing, che è una cosa bellissima ma molto complicata, cioè devi andare a cambiare la lettera del codice nel punto giusto, nel momento giusto e nella cellula giusta, e questo non è facile. Ma agire sul vestito può essere più semplice, che non devi cambiare il pezzo di DNA, devi cercare di togliergli qualcosa e magari mettercene un altro, e questo alcuni farmaci oggi sono in grado di farlo. Li vedete lì, alcuni sono già addirittura diventati quasi in commercio per alcune forme tumorali, dove vi ho detto c'entra l'epigenetica, ma noi speriamo che possono essere utilizzati anche per problemi come appunto i disturbi dell'apprendimento. Questa mia collega ha scritto recentemente, ricordatevi una cosa, il DNA è scritto a penna e ha necessità di fare un editing difficile, e non si può cambiare, perché cambiare il DNA non è facile. Ma l'epigenetica invece è ciò che è scritto a matita e può essere modificato. E io spero che queste nozioni possano servire magari nel prossimo futuro a cancellare con la matita alcuni di quegli errori che quei ragazzi hanno fatto, continuano a fare, che probabilmente questo li fa sentire meglio.